Ciao a tutti. Oggi parliamo di impostazione tecnica per quanto riguarda l'arco lombo. Poi vedremo anche sull'arco ricurvo cosa effettivamente cambia, ma la cosa più importante è sull'arco lombo. Come non commettere subito errori e come impostare già da subito la tecnica. Intanto, se avete fatto il corso Fitarco, da un istruttore Fitarco, effettivamente siete già a buon punto, perché tutto quello che avete imparato dal vostro istruttore va benissimo, i fondamentali sono gli stessi e quindi va benissimo per iniziare ad impostare una tecnica corretta per quanto riguarda l'arco lombo. L'arco lombo è ovviamente diverso da quello che è un arco scuola che avete appena utilizzato, o un arco ricurvo, o un arco olimpico col mirino. Nella terza parte vedremo poi come utilizzarlo per fare centro, ma intanto vediamo come utilizzare l'arco per non farci male e utilizzare una tecnica adeguata per tirare le frecce sempre nello stesso identico modo e quindi rendere possibile la ripetitività del gesto e quello che ne consegue da questo. Intanto, la prima cosa da imparare è la postura. Allora, la postura è identica, ahimè, non cambia nulla, la postura è identica a quella che avete imparato durante il corso istruttori Fitarco. Quindi, piedi paralleli all'altezza delle spalle, quindi piedi paralleli, peso equamente distribuito sui due piedi, leggermente sulle punte. Quindi 60 e 40, 55 e 45, leggermente sulle punte. Dobbiamo stare leggermente sulle punte e non sui talloni. Le cose che avete imparato sono importanti. Non è che le avete imparate e poi ve le dovete immediatamente dimenticare. No, sono sempre queste, ok? Piedi paralleli all'altezza delle spalle, spalle rilassate. Questo è quello che dovete fare. Seconda cosa importantissima. L'arco lombo non va inclinato. Al massimo si inclina di 5 gradi, in modo tale che la finestra, questa finestra, sia perfettamente perpendicolare al terreno o leggermente piegata. Quindi questa è l'impugnatura esatta per un arco lombo, 5 gradi, in modo tale che la finestra, come vedete, sia perfettamente perpendicolare al terreno, ok? E la freccia non possa cadere dal suo appoggio. Ok, 5 gradi, quindi questa è la cosa più importante. Quindi abbiamo detto qual è la postura. La postura è piedi paralleli all'altezza delle spalle, peso equamente distribuito sui due piedi, peso leggermente sulle punte, arco piegato di 5 gradi, busto perfettamente eretto, mento parallelo al terreno, né su né giù né ingrugnito, spalle rilassate, mento parallelo al terreno. Ok? Come si impugna un arco lombo? Questa parte deve toccare l'arco, tutto il resto non deve toccare l'arco. L'arco non va stretto. Incredibile. Quindi, come devo impugnare l'arco? L'arco va impugnato in questo modo. L'arco va stretto e poi rilassato. Vediamolo velocemente. Allora, intanto io consiglio sempre, ed è importante, di non prendere Mediterraneo, ma prendere sempre tre dita sotto e di usare una patella, normalissimo. Tre dita sotto, il regolamento prevede
di stare a circa 2 mm dalla cocca, quindi la cocca non la potete toccare, non la dovete toccare, e lo stesso vale anche per l'arco istintivo o ricurvo tradizionale. Quindi prendiamo in questa posizione, il braccio non lo teniamo piegato, la spalla leggermente estesa, questa è l'impugnatura, andiamo in ancoraggio e rilasciamo. Lo rivediamo velocemente. Pieghiamo l'arco di circa 5 gradi, braccio rilassato, spalla leggermente stesa, andiamo in ancoraggio e rilasciamo. Questo è il tiro che dovete fare. Quindi, riepilogando, abbiamo visto qual è la postura esatta, come dobbiamo piegare l'arco di circa 5 gradi, come dobbiamo prendere la corda, tutte e tre le dita, tutte e tre le dita, pollice mignolo, tutte e tre le dita contribuiscono a tirare la corda, tutte e tre le dita, pollice mignolo, esattamente quello che avete imparato. Arco leggermente piegato di circa 5 gradi, ok? Braccio non deve essere bloccato, ma deve essere solo esteso. La mano dell'arco, questa è la sua posizione esatta, questa deve essere il punto di spinta che corrisponde con l'osso radio, l'osso romero e i muscoli dorsali. Possiamo stringere l'arco, poi dobbiamo rilassarlo, sempre trattenerlo, come se dovessimo stringere un grappolo d'uva. Andiamo in ancoraggio e la freccia parte e l'arco è rimasto perfettamente nella mano. Il polso si è rilassato. E queste sono tutte cose tecniche che piano piano dovrete imparare. Un'altra cosa molto importante è che dovete stare in ancoraggio. Allora, l'ancoraggio è quello che avete imparato. Andatevi a rivedere tutti i tutorial per quanto riguarda l'arco nudo. L'ancoraggio è lo stesso. Io consiglio sempre un ancoraggio semplice, un ancoraggio basso, in questo modo qua. Lo vedremo poi nella terza parte, siccome l'ancoraggio è molto importante per quanto riguarda la mira con l'uomo o con l'arco istintivo, quindi parleremo dell'ancoraggio più diffusamente nella terza parte. La cosa ovviamente importante e basilare è che voi rimaniate in ancoraggio. Perché bisogna rimanere in ancoraggio? Qual è l'importanza di rimanere in ancoraggio? È di consolidare l'equilibrio dinamico. Le forze di spinta e trazione devono essere sul piano verticale, ci deve essere un'espansione sul piano verticale, è indispensabile per rendere ripetitivo il gesto ed essere precisi. Quindi, una volta, indipendentemente che io miro o non miro, utilizzo anche la parabola argentata per fare centro, non ha nessuna importanza di come io utilizzo, con che strategia o metodo utilizzo la mira per il tiro. Quindi arrivo in ancoraggio, ora mi espando, cerco l'equilibrio dinamico e la freccia parte. Questi sono i tempi giusti di tiro, questa è la tecnica giusta di tiro con l'arco lombo. Non ci sono altre tecniche di tiro che permettano precisione. Questo è l'unico sistema possibile per poter tirare in precisione, per poter tirare senza farsi del male. Lo rivediamo ancora velocemente. Arco leggermente piegato, braccio non bloccato ma solamente disteso, ancoraggio, ricerca dell'equilibrio e arco che parte. Ok? Quali sono
gli errori più comuni. Gli errori più comuni sono: sposto la testa, oppure sposto il braccio, anticipo il tiro, vuol dire che spingo o che tiro. Io non devo né spingere né tirare. Una volta raggiunto l'ancoraggio, devo mantenere l'ancoraggio ed espandermi internamente per ottenere l'equilibrio dinamico. Questo è importantissimo. Queste sono le basi. Ovviamente io vi ho indicato dove è la punta della montagna. Per ottenere, sapere come percorrere il sentiero, ahimè, dovete dotarvi di un buon istruttore che vi possa seguire, che vi possa dare le nozioni importanti, che vi possa conoscere, che vi possa seguire passo passo per ottenere dei buoni risultati. Ok? Grazie, alla prossima.